Allora, innanzitutto ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, un video che dovevo fare da tempo, ma che ho rimandato per una serie di ragioni molto importanti, quali ad esempio l'uscita di Red Dead Redemption 2 per PlayStation 4. Ci tenevo molto a fare questo video in questo periodo dell'anno, dato che per molte persone il periodo invernale corrisponde con il periodo di massa o di bulk, a seconda della terminologia che vogliamo utilizzare, e volevo dare quelle che sono per me i 5 consigli per una fase di massa che sia il più produttiva possibile, in modo tale da ritrovarsi un anno dopo non solo migliorati a livello muscolare, ma anche migliorati a livello di atleti. Partiamo con il primo, che corrisponde a non avere fretta con il rialzo calorico. Sappiamo tutti che in un periodo di massa, ingrassare leggermente sia una cosa normale, sia una cosa anche necessaria, per mettere la maggior quantità di massa possibile. È necessario che ci sia un surplus calorico, molto spesso al di sopra del nostro fabbisogno, ma questo non significa che bisogna diventare dei maiali all'ingrasso. Sì, ingrassare, ma ritrovarsi più grassi alla fine del periodo della massa, non dopo 2, 3, 4 settimane essere già dei maiali inguardabili, con l'addome completamente sparito, essere completamente un'altra persona. Mettere 5-6 kg in un mese è assolutamente sbagliato. Sappiamo tutti quali possono essere gli incrementi di massa in un anno, che possono essere ad esempio dagli 8-10 kg per un novizio, fino a scendere a 1-2 kg l'anno per atleti più avanzati. Bene. Se ci aspettiamo ad esempio 2-3 kg di massa magra in più, non ha senso metterne 15. Il secondo consiglio che voglio dare è quello di valutare al di là dei numeri. Un errore molto 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 frequente che vedo nei social è quello di valutare solo i chili sollevati e i centimetri di circonferenza. Fare a gara di chi solleva di più in panca o di chi ha più centimetri di braccio, senza valutare ad esempio come viene sollevato quel bilanciere sulla panca, o ok, quanti centimetri di braccio hai però rispetto al fisico, cioè se hai 40 centimetri di braccio ma sei al 30% di BF, è ben diverso che avere 40 centimetri di braccio, ma anche 39, con una BF molto molto più limitata. Qua mi viene in mente il mio primo anno di massa, dove ero completamente ignorantissimo e passai da 76 a 97 kg di peso corporeo. Ora ne peso 81-82. E a quel tempo valutavo appunto solo i numeri sulla bilancia, volevo continuamente diventare più pesante, cercare di raggiungere il massimo peso che sarei riuscito a raggiungere durante il periodo invernale, e mi ritrovai appunto a 97 kg grasso, e ora dopo 7-8 anni ne peso circa 15 in meno e sono estremamente più forte, estremamente più grosso. E quindi il mio consiglio è di non valutare i chili sulla bilancia e stop. Terzo consiglio che voglio darvi è quello di che fare massa non significa solamente mangiare di più e ripetere le stesse cose. Se siamo usciti appunto da un deficit calorico e quindi abbiamo minor stress dovuto alla dieta ipocalorica, io ritengo iper fondamentale per fare in modo che un anno di massa non sia solo un anno dove si mangia di più, fine, cercare ad esempio di sistemare le esecuzioni dei fondamentali, cercare di capire al meglio come eseguire i complementari e ricercare una maggiore resistenza interna, fare esercizi di mobilità, fare stretching, sfruttiamole al meglio per dedicarci a lavorare a 360 gradi. Un anno per essere produttivo vuol dire che un anno dopo, oltre ad essere più grossi, più definiti, deve anche essere, che sappiamo
fare le esecuzioni in modo migliore, che abbiamo sistemato la mobilità, che abbiamo sistemato alcuni problemi posturali che ci portavamo dietro, che abbiamo capito al meglio gli esercizi, perché sia un anno produttivo, per il mio devono esserci tutti questi punti. Il quarto punto si basa sempre sulla dieta, ossia dieta ok, flessibile, ma non troppo. E come sempre si passa da un estremo all'altro, quindi da soggetti che utilizzano una dieta flessibile per mangiare di tutto e di più, senza un minimo di timing, senza una minima di scelta di alimenti, e dall'altra abbiamo super bro con riso, pollo, broccoli e olio, fine, nient'altro. A parer mio la scelta migliore deve innanzitutto partire dalla soggettività della scelta degli alimenti, quali ad esempio la digeribilità, il gusto, il farsi piacere determinati alimenti. Non ha senso andare avanti un anno mangiando alimenti che assolutamente non ci piacciono quando possiamo sceglierne tanti altri. Ma questo non vuol dire nemmeno andare avanti un anno a pizze, merendine e Nutella, perché tanto sono tutti carbo, sono tutti grassi, sono tutte proteine alla fine. Ci sono diversi tipi di grassi, diversi tipi di proteine, diversi tipi di carboidrati. A parer mio la dieta va ottimizzata non tanto seguendo una determinata linea, ma seguendo le nostre abitudini, i nostri impegni, la nostra soggettività, come ci troviamo meglio. Non dobbiamo diventare matti per seguire una dieta, ma non deve essere nemmeno lo svacco totale, perché alla fine sono tutti macro. Quinto e ultimo punto, che ultimamente, grazie a Dio, grazie a me, grazie ad altri canali, sta tornando un po' di moda anche nel bodybuilding, è quello di dare importanza ai carichi. Sapete come la penso riguardo l'allenamento. Io penso che la componente neurale, ossia la parte di forza, soprattutto su un atleta natural, sia una parte molto molto importante. E questo non significa doversi allenare da powerlifter o fare powerlifter, o che il powerlifting sia la scelta migliore per l'ipertrofia, anzi tutt'altro. Ovviamente date importanza alla progressione dei carichi, che sia l'intensità, che sia il volume, che sia la densità, la frequenza. Dovete tenere a mente le diverse variabili dei carichi dell'allenamento e dovete trovare un riscontro positivo sull'andamento dei carichi. Se ad esempio con lo stesso carico riuscite a fare un paio di rep in più, è un ottimo segno. Oppure con le stesse rep, un utilizzo del maggior carico con parità di esecuzione è un altro ottimo segno. Oppure a parità di rep, a parità di carico, migliorate l'esecuzione, avete un ROM più completo, un fermo più pronunciato, anche quello è un ottimo segno. Valutare queste diverse variabili penso sia un ottimo segno per l'ipertrofia che poi successivamente avverrà. Ok ragazzi, detto questo, spero che il video non venga troppo lungo e ho cercato di darvi dei consigli che fossero sentiti, oltre che basarsi sugli studi, basarsi sull'esperienza, che reputo ancora più fondamentale rispetto agli studi. Spero di non essere stato troppo noioso, spero di avervi dato qualche spunto interessante. Ci vediamo presto, un prossimo video, statemi bene.